Passare le bandiere. Vai Andrea, vai. Buonasera, ben arrivato. Buonasera, grazie, ben trovato. Anche lei abilitato. C'ha la batteria da sistemare. Tutto sotto controllo. Anche lei mobilitato, l'Umbria quasi un banco di prova più generale. Le elezioni sono sempre un banco di prova, non bisogna mai sottovalutarne nessuna. Questa cade dopo un'estate intensa di ribaltoni, con un compromesso anche umbro tra il PD, travolto dagli scandali, e i grillini che li denunciavano e poi li hanno invece in qualche modo coperti con l'alleanza. Il centrodestra è un'occasione storica, Forza Italia può fare la differenza, essere decisiva. La prima vittoria in Umbria, alla regione, dopo aver vinto Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, Umbertide, Amelia, Orvieto, quanta odia e quant'altro, credo che sia una cosa che noi ci aspettiamo e che ha anche una valenza politica in un momento molto particolare a livello nazionale e anche pieno di tasse, di cose che noi avevamo facilmente previsto e che purtroppo per gli italiani si stanno verificando. Grazie, senatore. Grazie.